Allora, oggi il tempo, a pagina, Francesco, non so se me lo puoi inquadrare questo articolo del 9. Tempo. Aspetta. Ecco, vacci per cortesia, a firma di Francesco Storace, parla di un fatto accaduto qui a Radio Radio. Francesco Storace era in macchina all'ascolto e ha sentito una mia infurettata. Perché, ragazzi, quello che ha fatto il governo precedente a questo che sta per insediarsi è di una gravità morale. Io dico morale, oltre che, eccolo qua, appunto, mala sanità, addio rimborsi. Il governo Conte non pagherà fino a dicembre i risarcimenti alle vittime e dà colpa al Covid. Veramente, ragazzi, chi si è macchiato di questa infamia la tolga con gli emendamenti prossimi, altrimenti noi saremo un martello pneumatico. Veramente una cosa clamorosa. Abbiamo con noi gli uomini che si battono da anni per la giustizia, e che, ve lo posso garantire, guarda, se c'è un'organizzazione che non vuole rompere le scatole né ai medici né tantomeno ai magistrati, è lo Sportello Legale Sanità. Lo Sportello Legale Sanità non fa liti temerarie, non fa cause ad minchiam. Lo Sportello Legale Sanità non vuole creare problemi ai professionisti, ai medici, che già hanno tanti problemi loro, ma in presenza di quella che si ritiene, perché che cosa succede? Lo Sportello Legale Sanità ha dei medici legali che gli fumano le palle, hai capito? Dei medici legali di altissimo livello e dei professionisti di altissimo livello. In pratica i casi subiscono una sorta di processo prima, e prima che sia dato l'ok passano mesi, approfondimenti, ma nel momento, e molti li scartano, molti dicono no, non c'è mala sanità, no, non ce la fa così, no mala sanità, 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 mala sanità, 90% non mala delle sanità, volte, non mala sanità, non mala sanità, no. Mala sanità, ragazzi, quando loro dicono mala sanità e devono essere rispettati, portano avanti un grido di giustizia. Francesco Barucco, avvocato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Dario, buon pomeriggio a tutti. Sono felice che adesso anche altri si stiano accorgendo di quello che noi andiamo dicendo da anni, no? su questo settore, insomma. Sì, esattamente come dicevi tu, lo sportello, in realtà la percentuale di quelli che porta avanti nella scrematura iniziale è del 10%, quindi c'è una rigida scrematura sui casi di responsabilità medica. Quelli che poi meritano di essere portati avanti vengono portati avanti, e come abbiamo visto in questi giorni, l'articolo a cui ti riferivi tu si riferiva proprio al fatto che dopo 7 anni più o meno che dura un giudizio tra la valutazione del caso, la causa, i costi che i parenti comunque si rivolgono a noi e quindi affrontiamo insieme, si vince il giudizio, si ottiene una sentenza di risarcimento e poi esce fuori nel decreto rilancio la sospensione delle esecuzioni, delle azioni esecutive nei confronti delle ASL, per garantire a queste, in questa fase emergenziale, delle risorse economiche. Ovviamente questa è assolutamente una fesseria, anche perché la legge Gelli Bianco, una recente norma che ha stabilito l'obbligo per le strutture pubbliche e private di assicurarsi o in alternativa di creare un fondo che veniva creato appunto con i premi assicurativi che risparmiavano. Quindi loro questi soldi li hanno già, quantomeno li dovrebbero avere accantonati in questi anni, e quindi poter far fronte alle sentenze che li condanna al pagamento, che poi parliamo di pagamenti e quindi di risarcimenti di persone che hanno subito gravi danni, ma gravi danni vuol dire non solo da perdita per la perdita del parente, ma sono gravi danni anche per far fronte alla quotidianità, perché quando muore
un capo famiglia che lascia 3-4 bambini è complicato per, cioè, ma per io la dico, famiglia. Ma con quale cuore questi parlamentari di cesso hanno mandato avanti una cosa di questo genere? Io li voglio conoscere uno ad uno. Ho letto anche che ci sono stati parlamentari che si erano opposti, ma sono andati avanti. Ma come è possibile un fatto di una gravità pazzesca? Io chiedo a tutti gli altri mezzi di comunicazione di occuparsi di questa vicenda, perché è di una gravità assurda, assurda veramente. E comunque, Ilario, cioè abbiamo un caso proprio che la sentenza è uscita 4 mesi fa, quindi già nei confronti delle già da prima non si poteva fare esecuzioni nei confronti delle ASL prima di 120 giorni, a differenza delle strutture private, le ASL beneficiavano di questo termine di 120 giorni. Decorso questo tempo, una struttura pubblica romana che hanno generato un danno importante a un bambino macroleso, un bambino 100% cerebroleso, tracheostomizzato, cioè questi sono bambini che per la famiglia, a parte il dolore che ovviamente c'è uno sconvolgimento completo della loro vita, però sono molto costosi da portare avanti. Sono bambini che hanno bisogno di un'assistenza quotidiana che lo Stato gli dà in minima parte, quindi il risarcimento è assolutamente fondamentale per loro. Hanno aspettato anni, ora lo devono avere e viene sospeso per tutto il 2021. Poi chissà che cosa succederà al dicembre del 2021, perché io non credo che la situazione emergenziale finirà a dicembre 2021, quindi niente sono capaci di farci un altro anno di sospensione. No vabbè, è pazzesco. Io comunque dico lunga vita allo sportello legale sanità, fatto da gente per bene, professionisti di livello, preparati, che hanno un cuore. Adesso dico anche un'altra cosa, che questo signore che è all'ascolto, che è con noi, l'avvocato Francesco Barucco, l'avvocato Angelini, gli altri, ma soprattutto loro due, in alcuni casi hanno aiutato personalmente loro, delle famiglie, ad andare avanti, quando ci sono stati dei parlamentari della Repubblica Italiana che hanno fatto passare nel milleproroghe questo emendamento truffa, è una truffa ai danni delle famiglie che già sono state duramente colpite dalla mala sanità. Vergognatevi e ripulite immediatamente questa storia, perché sennò veramente vi perseguiteremo, vi perseguitiamo, perché è una truffa ai danni delle famiglie. Quindi vi do il numero verde affinché coloro che pensano che nella loro famiglia ci sia stata la mala sanità, per accertarlo ci sono i professionisti seri che non vogliono mai creare un problema ai medici, né alle strutture, né ai tribunali. Ma se accertatamente, secondo i medici legali e i professionisti che lavorano allo sportello legale sanità, ci sono dei casi di mala sanità, questi devono emergere e vanno risarciti. Porco Giuda! 800 700 802. Ci metto tanta enfasi, perché non possiamo abbassare la guardia, non possiamo abbassare la testa, e grazie a Francesco Storace che sul tempo si è presa a cuore questa cosa. 800 700 802. Invito tutti gli altri mezzi di comunicazione, e soprattutto adesso, Francesco, io voglio far parlare le persone, prossimamente raccontiamo i casi, cominciamo a dire dove succedono queste schifezze e chi le fa, perché qui stiamo parlando di gente che muore per errori a volte stupidi, fanno perdere la vita alle persone per errori stupidi, per non rispettare protocolli magari, quindi non è tollerabile. E oltre al danno pure la beffa. E no, e non possiamo permetterlo. Non si può più permettere. Non se lo devono permettere. Basta. Non è tollerabile che questi politici di merda mettono le famiglie in queste condizioni. Io non lo posso tollerare. Io voglio andare, l'ho detto già col professor Michetti, voglio andare dentro questo mille proroghe che vedrete, sarà un decreto mille schifi. Troveremo in queste mille proroghe, caro Francesco, che hanno tolto
i soldi di risarcimento alle famiglie che ne hanno diritto e avranno regalato soldi a chi che sia. Vuoi scommettere che è così in questo paese di merda? Tant'è vero che si sono fatti commissariare. È un Parlamento talmente schifoso che si è fatto commissariare. Perché fa queste cose, vi sta bene che è arrivato Draghi e non contate un cazzo. Vi sta bene, non vi meritate proprio niente. Perché siete questi, quelli che nel mille proroghe inseriscono una cosa così schifosa. Quindi vi do il numero verde dello sportello legale sanità. Dalla nostra parte sempre 800 700 802, sportellolegalesanita.it, quelli più accreditati in Italia a difendere il diritto di giustizia e di risarcimento se c'è diritto, se no, no.